fratelli e sorelle, come tradizione ci ritroviamo all'alba del primo giorno del mese di maggio, in questo piccolo ma frequentato e venerato santuario della città di Sovra, per manifestare la nostra particolare viva devozione alla Santa Vergine, che qui invochiamo come Madonna delle Grazie, per rinnovarle il nostro omaggio, ma soprattutto per mettere ancora una volta il nostro cuore, la nostra vita, alla sua scuola, per chiederle ancora una volta di accompagnarci nel cammino della vita, di accompagnarci come madre, lei che ai piedi della croce nel dolore ci ha partorito, di accompagnarci come maestra. Maria è il discepolo perfetto. Di Maria noi vediamo realizzato, compiuto, praticato, vissuto tutto quanto Gesù ha insegnato, tutto il Vangelo. Quindi veramente lei ha qualcosa da dirci, veramente lei può essere nostra maestra, perché prima ancora che con la parola lei insegna con la vita. Ci affidiamo a lei come sorella. Maria appartiene alla nostra stessa umanità, è il fiore più bello dell'umanità, ma appartiene alla nostra umanità, quindi conosce, Maria conosce le vicende della vita, conosce le difficoltà della vita, conosce i problemi della vita e quindi può comprenderci, può aiutarci. Quindi siamo qui per rinnovare questa nostra richiesta, questa nostra preghiera a Maria. E questo nostro pellegrinaggio quest'anno coincide con la celebrazione della seconda domenica di Pasqua, la domenica della Divina Misericordia. Questo ci dà l'occasione, questo ricordo ci dà l'occasione per manifestare e ribadire la nostra comunione con tutta la Chiesa, con il Papa. Tra poco, come sapete, in piazza San Pietro il Santo Padre proclamerà beato il suo predecessore Giovanni Paolo II, il Papa grande devoto della Madonna, Papa che ha voluto questa memoria liturgica, questo ricordo liturgico, voluto che la seconda domenica di Pasqua fosse la domenica della Divina Misericordia. Quindi dicevo coincide con la domenica della Divina Misericordia, e in questa domenica, della seconda domenica di Pasqua, noi leggiamo il Vangelo tanto famoso che tutti noi ricordiamo, il brano del Vangelo di Giovanni, della apparizione a Gesù, della visita, potremmo dire, perché Gesù è risorto con il suo vero corpo, non è un fantasma, non appare un fantasma, viene una persona con non solo con la sua anima, ma con il suo corpo, un corpo glorioso, certamente, non è più il corpo, dice San Paolo, se ne ha un corpo mortale, risorge un corpo glorioso, quello di Gesù, un corpo glorioso, come era fatto, non lo sappiamo, va al di là delle nostre capacità intellettuali, però sappiamo che Gesù è risorto con il suo, quindi visita, va incontro ai suoi discepoli. E che cosa dice Gesù? Al di là del dolce rimprovero all'apostolo Tommaso, che gli permette poi di
proclamare la beatitudine per noi. I suoi apostoli hanno un compito: andate, andate con di qua. Avete insegnato quello che è necessario per avere la vita, vi ho insegnato l'amore, vi ho insegnato, vi ho testimoniato l'amore di Dio, adesso andate e continuate. Non finisce qui, non finisce con la mia resurrezione e la mia ascensione, continua. È una storia che deve continuare, e deve continuare adesso attraverso di voi. Lo dice agli apostoli, ma è alla Chiesa. Gli apostoli sono colonna e fondamento della Chiesa, quindi l'attività degli apostoli si diffonde in tutta la comunità. Andate e continuate questa missione. Perché? Perché solo attraverso la fede che voi trasmetterete, che voi insegnerete, la fede che voi nutrirete con la grazia che vi lascio nei sacramenti, con la grazia che per la potenza dello Spirito Santo che io vi donerò entrerà nei segni sacramentali, ecco, andate e nutrite, insegnate e nutrite questa fede, perché credendo che abbiate buoni, abbiate la vita. Quale vita? Quella che tu hai inaugurato, la vita di te. Quindi la porta, la via per ottenere questa vita nuova è la via della fede. Fede Maria ti insegna che cos'è la fede. La fede è sì, la fede è il sì a Dio, la fede è l'abbandono a Dio. La fede è l'aver fiducia in Dio, non ribellandosi alla sua volontà, ma dice a volte è incomprensibile la volontà di Dio, a volte è dura, sembra dura la volontà di Dio. Com'è possibile davanti a queste tragedie che vediamo, tragedie naturali, guerre, violenze, omicidi, disgregazioni di famiglie, abusi sui bambini, come è possibile? Com'è possibile? Non comprendiamo, non sappiamo, però sappiamo certo che Dio è padre, quindi il male non viene da Dio, il male viene dal cuore dell'uomo che inclina al peccato. Dio, la divina misericordia, Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Dio dal male poi trae il bene, dal male trae la salvezza. Sant'Agostino scrive a proposito dell'episodio, ricordate, appartiene ai primi anni della vita della Chiesa, l'episodio del martire Stefano, dice l'autore degli altri, sono giovane, sono un ragazzo, potremmo dire, come tanti ragazzi ancora oggi, in alcune terre del mondo vengono lapidati, vengono ammazzati, bella loro fede, così avvenne per Stefano. La sua testimonianza. E chi c'era tra coloro che lo perseguitavano e coloro che assistettero inneggiando quasi la sua Sant'Agostino dice è grandezza della misericordia di Dio, e alla fine poi si ritroveranno gioire insieme nel paradiso, si ritroveranno colui che stava perseguitando e colui che era perseguito, perché alla fine la morte del perseguitato ha salvato il perseguitore.